Vogliamo iniziare? La preside... È Vogliamo iniziare? Allora buonasera. Penso che possiamo, <ride> penso che possiamo iniziare adesso. E questo è il secondo incontro del giorno con il nostro ospite eh, Gabriele Nissim, che ringrazio nuovamente di aver dedicato una giornata a ivrea questa mattina con tutte le classe quinte di questo liceo e oggi con voi pubblico qui in sala e altro pubblico che ci segue da, eh, da zoom oppure in diretta in diretta streaming su youtube e che saluto e ringrazio per la vostra gentile presenza e attenzione um, questa giornata è dedicata, lo sapete, al tema della Shoah, ma anche ai temi dei genocidi e parleremo anche delle attività eh, del eh, presidente Nissim. E non anticipo io, parleremo delle attività che descrive moltissimo nel suo libro, questo libro qua che avete di là che si chiama... Auschwitz non finisce mai un titolo un po' angosciante, ma eh, il libro è molto ricco di molte eh, riflessioni, informazioni, ricerche su questo tema. Sottotitola La memoria della Shoah e i nuovi genocidi, anche queste dice benissimo l'orientamento che, che vuole prendere l'incontro di questa sera. Eh, Gabriele Nissim è un personaggio, posso dire, importante del mondo culturale, dico bene. Dico bene, sì. Eh, è un giornalista, scrittore, storico eh, e eh, appunto ha scritto molti libri, questo qua è l'ultimo di tutta la serie, ed è il fondatore e presidente di un'associazione che ha sede a Milano che si chiama Garivò, eh, La Foresta dei Giusti, eh, che si occupa di Uh, identificare e promuovere uh, i giusti nel mondo, cioè quelle persone che con la loro azione riescono in qualche modo a combattere uh, il male. Io lo dico sicuramente molto male e voi lo, lui lo, ve lo spiegherà molto meglio prima: e uh, onorare questi giusti in qualche modo attraverso il mondo intero. Eh, proprio questa mattina si è parlato, posso anticiparlo? Si è parlato di fare eh, un giardino dei giusti, proprio in questo liceo, per motivare i ragazzi alla riflessione e anche a un certo tipo di comportamenti. Poi di tutto questo parleremo più in dettaglio. Allora la serata si svolgerà in questo modo. Eh, due saluti istituzionali, quello della comunità ebraica da parte di Guido Rietti che la rappresenta qui e poi eh, doveva esserci il nostro sindaco eh, Sertoli che però ha telefonato, vi prega di scusarlo perché non sta bene e però ci ha mandato il presidente del Consiglio Borla che vi dirà due parole eh, per in rappresentanza proprio del comune e poi credo che dovrà scappare perché gli incontri sono molti, però comunque la ringraziamo molto di essere qui con noi. Eh, per ora mi fermo, do la parola a Guido Rietti, poi ehm, al Presidente e poi inizieremo eh, con una piccola introduzione da parte mia e una lunga conversazione con eh, il Presidente Nissim. Guido. Così, così. così va bene così. mi sentite? ok buonasera buonasera a tutti anche a nome della comunità ebraica ringrazio prima di tutto il forum democratico che ha organizzato questo incontro il comune di Ivrea che lo ha patrocinato e il liceo Botta nella persona della, della, della preside professoressa Mongiano che ci ospita così cortesemente dal 2000 in avanti vari paesi, tra cui l'Italia, hanno sancito per legge che la ricorrenza del 27 gennaio rimanga a memoria della Shoah. Nel 2005 anche le Nazioni Unite la adottarono, ne parleremo un attimo anche più, più avanti. Leggiamo comunque le parole testuali dell'ONU, dell della risoluzione dell'ONU. Questa risoluzione incita i Paesi membri affinché sviluppino programmi educativi per inculcare alle generazioni future lezioni tratte dall'olocausto allo scopo di impedire futuri atti di genocidio. Questo dice l'ONU. La giornata della memoria non è dunque una celebrazione degli o per gli ebrei, è invece la ricorrenza istituita per mantenere e trasmettere il ricordo di quegli eventi nella società in generale e a indicarli come monito e a impedire di travisarli. Eh, il nostro ospite di quest'anno, Gabriele Nissim, come si capirà ben presto, si è dato una vera e propria missione pubblica. Con la sua azione... Non solo vuole cogliere gli obiettivi dell'ONU, ma vuole anche rendere chiaro ed esplicito che la conoscenza della Shoah, genocidio voluto ed attuato contro gli ebrei nel mondo, deve anche servire a riconoscere e prevenire altri genocidi. In questo, Nissim si richiama a un'altra convenzione dell'ONU e. Spero che ci potrà raccontare la difficile genesi di quest'altra convenzione del 48. In questo lavoro, eh, in, in, eh, diciamo, eh, la sostanza della sua attività in questo, in questo periodo, Gabriele Nissim eh, dà vita e sostanza anche per un'opinione pubblica distratta o disorientata. Al noto al famoso richiamo di Primo Levi. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Grazie dunque Gabriele Nissim per essere con noi a Ivrea. Mi fermo qua e cedo la parola un attimo al Presidente Borla per un suo saluto. Buonasera a tutti. Grazie per l'invito e porto i saluti del sindaco che come ha già detto purtroppo per problemi di salute non può essere qui presente, ma so che ci sarebbe stato volentieri e quindi mi ha, così, mi ha chiesto di venire a rappresentarlo. E, e devo dire che è sempre un piacere, però, eh, essere presenti a questi, a questi eventi e devo dire una cosa che il titolo di questo libro mi ha mi ha un po' colpito perché dice tutto in questo, in questo titolo, cioè Auschwitz non finisce mai. Purtroppo siamo abituati a vedere e eh, a sentire dai, dai telegiornali, a leggere sui giornali ed è proprio vero che non, non finisce mai perché c'è sempre in qualche posto, da qualche parte, delle, una situazione che pare non abbia imparato nulla da quello che è la nostra storia e che... Ogni anno ricordiamo, ma perché, ricordiamo perché non dobbiamo dimenticare mai quello che è successo. E pare che purtroppo qualcuno invece lo dimentichi troppo facilmente. Non voglio portare via tempo alla serata. Vi ringrazio tutto, tutti e ancora da parte del Sindaco un buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie. Cominciamo così. La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fu Charles e io i primi a scorgerla. Stavamo trasportando alla fossa comune il corpo di Somoji il primo dei morti tra i nostri compagni di Camera. Rovesciamo la barella sulla neve corrotta, che la fossa ormai era piena, ed altra sepoltura non si dava. Charles si tolse il berretto a salutare i vivi e i morti. Erano quattro giovani soldati a cavallo che procedevano Guardinghi. Coi mitragliatori imbracciati lungo la strada che limitava li il campo. Quando giunsero ai reticolati, sostarono a guardare, scambiandosi parole brevi e timide, e volgendo sguardi legati da uno strano imbarazzo sui cadaveri scomposti, sulle baracche sconquassate e su noi, pochi vivi. A noi parevano mirabilmente corporei e reali, sospesi. La strada più alta del campo, sui loro enormi cavalli, fra il grigio della neve e il grigio del cielo, immobili sotto le folate di vento umido minaccioso di disgelo. Ci pareva, e così era, che il nulla pieno di morte, in cui da dieci giorni ci aggiravamo come astri spenti, avesse trovato un suo centro solido, un nucleo di condensazione. Quattro uomini armati, ma non armati contro di noi. Quattro messaggeri di pace, dai visi rozzi e puerili sotto i pesanti caschi di pelo. Non salutavano, non sorridevano. Apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno che sigillava le loro bocche e avvinceva i loro occhi allo scenario. Funereo. Grazie Elisa Gino. Avete forse riconosciuto questo estratto dell'Incipit della Tregua, il secondo libro eh, di Primo Levi. E illustra per cominciare come una, una specie di fotografia eh, l'inizio di questo giorno, del 27 gennaio 1945 giorno della scoperta da parte dell'Armata Rossa, dell rossa eh, della eh, violenza inimmaginabile dei nazisti. In realtà, in realtà eh, Auschwitz, lo sapete, non fu il primo campo scoperto eh, e per di più la mattina quando, quando arrivarono eh, i eh, russi i tedeschi erano da qualche settimana erano scappati proprio nel, molto velocemente, ma da qualche settimana già avevano cercato di cancellare le tracce dei loro orrori, spostando anche molto dei loro prigionieri eh, in condizioni terribili. Vi ricordate sicuramente le pagine scritte sulle Marce della Morte. Però Auschwitz era il più grande sito costruito dai nazisti ed era il più scientificamente, meticolosamente organizzato per procedere all'eliminazione di massa, in particolare degli ebrei, con la morte immediata all'arrivo o con lo sfruttamento di chi poteva servire, lavorare fino allo sfinimento. Proprio nel complesso di Auschwitz si è registrato il più alto numero di vittime. E sulla data della liberazione di questo inferno, oggi diventata un simbolo sostanzialmente, si sono poi orientate, più di mezzo secolo dopo, molte delle iniziative di commemorazione. Poiché il giorno della memoria, non oggi ma domani, lasciatemi ricordare solo un paio di informazioni che forse tutti sanno, però è bene comunque. Eh, così rimettere davanti agli occhi si valuta in 15 milioni il numero totale di vittime dell'olocausto in seguito alle azioni dei nazisti di questi più colpiti sono stati gli ebrei sono stati i 6 milioni di ebrei molto colpiti come numero in valore assoluto ma anche in rapporto alla loro numerosità, alla, loro, alla popolazione ebraica del, eh, del, dell'Europa. 6 milioni, che è una cifra che ormai abbiamo quasi non dico accettata, ma diventa abbastanza comune, è un enorme, è una cosa veramente immensa. Rappresenta i due terzi della popolazione ebraica eh, del, dell'Europa. E in certi paesi come l'Europa le, come la Polonia rappresenta l'80% della popolazione, uccisa proprio in modi vari, comunque uccisa. In Italia soltanto si fa per dire il 20%. Eh, ma non sono stati solo ebrei, lo sapete, ci sono stati anche numerosi prigionieri. Di guerra sovietici in particolare, prigionieri politici, le popolazioni slave, cioè non ariane, e tutte le categorie di altri non degni, tra virgolette, della purezza della razza ariana, altre virgolette. Scusatemi, sentite molto eco? Disturba? Allora, eh, dobbiamo. Hm? Possiamo, perché? Stamattina non c'era e eh, forse di un po' troviamo una soluzione. Un minuto. Scusi. Mm? Andrebbe meglio così? Eh, allora usiamo questo. Eh, ma un po' di eco c'è lo stesso. Eh? E se parlo un po' più lontano? No, no, non cambia niente. Che succede che stamattina andava così bene? E sembra peggio. No, no? È meglio. no, no? È, meglio. È meglio? Allora andiamo avanti così, molto bene. Per quanto riguarda gli ebrei vi dico ancora questo, e vi ricorderete forse che sui 6 milioni, 3 milioni e mezzo sono morti nei campi. Ma no, c'è ancora quest'eco? Sì, sì, no, no, non abbiamo risolto proprio niente. Scusate, eh, solo un secondo. E se parlo così com'è? Sì, no. Ah sì, però non va bene per la registrazione forse. È la cassa lì? Un rumore di fondo. Rumore di fondo. Come mai? Eh. Riusciamo a risolverlo? Sto Può chiedere al tecnico se parlo io ad alta voce? No, se si è sente. sufficiente? No, si sente, no è meglio. Abbiamo telefonini accesi? Sì. Forse è colpa mia. No, ma anche questa mattina erano, stamattina andava benissimo. Quindi. E così? Ah. Oh, forse abbiamo risolto. Molto bene. Allora, grazie. Sì, dicevo, per quanto riguarda gli ebrei, sono stati circa 3 milioni e mezzo quelli morti nei vari campi, nei numerosi campi. Gli altri sono morti durante persecuzioni che hanno preceduto le deportazioni, spesso per esecuzioni sommarie non di una, due o dieci persone, ma se vi ricordate la storia, eh, in particolare proprio in Ucraina. A Odessa sono state 50.000 persone uccise, massacrate proprio, eh, vicino a Kiev sono state 35.000 massacrate e ci sono stati altri posti anche in Polonia dove sono massa massacri di massa veramente, delle cose terribili. Ehm, ecco. E poi c'è chi si è salvato e che si è salvato e con mille sofferenze è riuscito a poco a poco a raccontare quanto ha vissuto. E a rendere credibile l'incredibile, a consentirci con le loro testimonianze di conoscere e di capire il passato. Io non voglio anticipare su quello che dirà il Presidente Nissim adesso, voglio solo dirvi qualche cosa che fra l'altro ha già anche anticipato eh, ehm, Guido Rietti eh, su... Come il 27 gennaio è, questa, è diventata questa data, uno dei momenti principali di commemorazione della Shoah? Le iniziative sono state diverse e sono iniziate, a parte quella in Israele già nel 1959, sono iniziate in Svezia nel 1998. Vi passo tutti i dettagli per dirvi che poi, eh, un po' sulla, eh, mh, seguendo questa via già tracciata in, in Svezia con un'organizzazione internazionale, eh, nel, verso il 2000 in Italia sono iniziate discussioni animate su un progetto di legge promosso dall'allora deputato di esse, un noto giornalista e scrittore Furio Colombo. Un personaggio straordinario, un grande comunicatore, un uomo di televisione, un politico brillante, nato in Val d'Aosta. Questo l'ho scoperto, io non sapevo, di famiglia ebrea. In un primo tempo, Colombo voleva che la data della ricorrenza fosse il 16 ottobre 1943, che se ricordate è la data del rastrellamento del ghetto di Roma per dare maggiore enfasi alla responsabilità dell'Italia fascista, quindi con una forte connotazione politica. E poi alla fine si decise per il 27 gennaio e finalmente la legge fu approvata dalle due Camere il 20 luglio 2000. Colombo riuscì così ad imporre, non senza ostilità, difficoltà e scetticismo, come ricorda lui stesso, che fosse istituita per legge una giornata per ricordare le sofferenze, le vittime, anche i giusti. Credo utile leggere, sono un, è una legge molto breve, di uh, solo due articoli, credo utile leggere almeno il primo di questi due articoli, così per ricordarsi un po'. La, Repu... La Repubblica... com'è qua? Perché io non mi sento. Voi sentite? Eh? Meno male. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio. Ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Vedete, eh, grazie Luisa. Eh, non è eh, solo proprio la, la deportazione, i morti in deportazione. È una legge che è molto ampia, parte già dalle leggi razziali, anche prima, e va fino al riconoscimento la ricerca e il riconoscimento dei giusti, è una legge molto importante. Eh, è stata seguita ehm, da eh, un'iniziativa europea dedicata essenzialmente al mondo dell'educazione e poi c'è stato quello che eh, Guida evocava prima, e cioè la risoluzione dell'ONU che ha dato questa volta una dimensione proprio mondiale a questa ricorrenza eh, facendo il giorno, si chiama per l'esattezza giorno. Del Giornata Internazionale di Commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto. Per ricordare le vittime, lottare contro la negazione dell'olocausto, questo è importante, aiutare a non abbassare la guardia per il futuro. Ehm, lo vedete, queste, tutte queste giornate, tutte queste iniziative, sia in Svezia che in Europa, eccetera, da noi, hanno degli scopi comuni ovviamente, hanno anche una finalità comune che è quella di prevenire in futuro simili atti di genocidio. Ci siamo riusciti, non sappiamo e sarà uno dei temi sicuramente della discussione. Però grazie alla moltiplicazione di eventi di ogni tipo, spettacoli, concerti, conferenze, letture, mostre, eccetera, c'è stata negli ultimi 20-25 anni un'indubbia forte sensibilizzazione sul tema, un'importanza presa di coscienza che costituisce so senz'altro un risultato molto positivo, anche se, dobbiamo dirlo, non unanimemente condiviso. Tuttavia, l'evoluzione del mondo con le guerre e i tentativi di genocidi e i genocidi stessi che producono episodi e immagini quotidiani di sangue e di distruzioni ovviamente pensiamo in primis a quello che sta succedendo in Ucraina e, e che abbiamo proprio sotto gli occhi oltre agli anni che passano senz'altro questa evoluzione tende a far lentamente sbiadire la forza della storia della Shoah e a generare anche interrogativi sull'utilità e il futuro della memoria di un genocido considerato come fenomeno esclusivamente ebraico. È stato uno sforzo vano? Come dobbiamo agire oggi? Noi del Forum e della comunità ebraica non vogliamo certo snaturare la valenza di questa ricorrenza del giorno della memoria, e certamente nemmeno il nostro ospite di questa sera. Però quest'anno, quando abbiamo cominciato a pensare a organizzare, che risale già a ottobre scorso, ehm, abbiamo sentito il bisogno di allargare la riflessione. Abbiamo detto che non possiamo fare qualche cosa che sia centrato unicamente sulla Shoah, unicamente sul dramma essenziale della popolazione ebraica. È vero che questo è molto importante, che diciamo è il cuore della questione, però... Sentivamo proprio il bisogno di allargare. Questo è il motivo per cui abbiamo invita invitato eh, il Presidente Nissime. Siamo molto lieti, lo dicevo prima, che abbia accettato, nonostante i suoi numerosissimi impegni, soprattutto in questi giorni, e vi che vi dirà lui stesso, che abbia accettato di venire. Io lo ringrazio ancora e credo che posso. Possiamo iniziare adesso con una nostra conversazione. Lisa? Luisa? Lisa. Leggia, leggiamo un, alcuni brevissimi brani da un capitolo del libro che eh, proponiamo stasera, questo, Auschwitz non finisce mai. La prima questione che si pone per i sopravvissuti è il riconoscimento del carattere particolare della persecuzione antisemita durante il nazismo e del destino degli ebrei nei campi di concentramento. Comprendere e conoscere significa accettare un percorso di purificazione morale e di autocritica per le forme di complicità che permisero la Shoah. È una questione che non riguarda solo le società che hanno assecondato il nazismo e le nazioni alleate della Germania, ma anche gli stessi paesi vincitori. Il più grande ostacolo deriva spesso dal timore di dover ammettere una responsabilità. La rimozione nasce sempre dalla paura di essere in qualche modo implicati. Chi è passato per quell'esperienza ha difficoltà a parlare. Perché raccontare la sconfitta, il cedimento, il pianeta della disumanizzazione nei lager provoca un senso di colpa. L'esaltazione degli eroi e degli antifascisti li fa sentire come, come dei perdenti, anche se sono tornati a casa dai campi. L'insulto più grave per un sopravvissuto è sentirsi accusato di essere rimasto passivo e di essere tornato vivo al posto di un altro. Simon Weil e Primo Levi sono due grandi protagonisti della battaglia che si svolge per il riconoscimento del destino ebraico. Attraverso di loro la memoria della Shoah è diventata un'importante corrente di pensiero che riporta alla luce la specificità e l'enormità del dramma ebraico all'interno dell'impianto nazista. Hanno rotto lo schema pericoloso che può portare a immaginare che gli ebrei si debbano sentire in colpa per essere entrati senza resistenza nel meccanismo della disumanizzazione. Ecco, tutto questo non, non, non avvenne: il superamento di queste difficoltà, di queste eh, barriere, di queste incomprensioni, sia di tipo internazionale che individuale ben riassunti in questi brani, non, il superamento non avvenne in poco tempo, ci vollero pr praticamente decenni. Eh, il capitolo del libro in cui questo quest argomento viene trattato si, eh, si intitola La battaglia per il riconoscimento della Shoah, la battaglia per il riconoscimento. Ecco, inviterei Gabriele Nissim, se volesse approfondire questo tema e parlarci di queste barriere decennali che poi hanno eh, impedito il riconoscimento immediato di quello che era successo e lo hanno anche. Allora, quando, quando sono intervenuto. Okay. Ecco. <ride> Allora, quando eh, sono intervenuto eh, alla Commissione esteri della Camera eh, due anni fa, eh, proprio nella giornata della, della memoria della Shoah, avevo dato un titolo alla mia, reazione, alla mia relazione, che eh, la Shoah ha cambiato il mondo. Perché ha cambiato il mondo? Perché eh, ha fatto nascere un nuovo diritto internazionale? perché ha fatto nascere la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, ha fatto nascere la Convenzione delle Nazioni Unite per la Prevenzione dei Genocidi, e ha fatto nascere appunto, tutta una problematica sul diritto, per cui chi ubbidiva ordini sbagliati veniva venne, venne accusato a Norimberga. Anche se avevo, avevo obbedito degli ordini, perché i carnefici eh, sempre diciamo, si eh, nascondevano sul fatto che loro avevano agito in quel, in quel modo perché avevano obbedito a ordini sbagliati, a, a ordini, no? E allora la risposta fu quella di dire che eh, non, può, non si può accettare un ordine che, che porta a un genocidio o a un crimine contro l'umanità. La Shoah, la battaglia per la memoria della Shoah è stata comunque una, una battaglia molto complicata, molto complicata per tanti motivi. No? In, in primo luogo, è stata complicata eh, perché eh, da parte delle vittime, come ho scritto, era difficile parlare e raccontare, perché per raccontare ci vuole l'accoglienza. E in tanti paesi no, dove c'era stata una corresponsabilità per la Shoah, e par sentire parlare gli ebrei significava mettersi in discussione. No? Per cui, addirittura in Francia, voi sapete come, come, per esempio, in Francia non si parlò del governo di Vichy e della responsabilità del governo di Vichy, tutta la colpa veniva sempre data ai tedeschi, no? anzi. È molto paradossale perché i tedeschi vennero usati, cioè nel senso per nascondere le colpe dei paesi complici del, del nazismo. Quindi la colpa era sempre del, te, del tedesco, no? non era la colpa dei paesi che si sono alleati alla Germania, non era la colpa dell'indifferenza che c'era stata nelle società rispetto allo sterminio degli ebrei, la colpa era dei tedeschi. Quindi parlare. Dopo, diciamo, eh, dopo la Shoah era, era una battaglia, tant'è vero che eh, ci è voluto tempo perché uscisse in Italia il libro di Primo Levi, no? ma non solo quello, che c'era questa come dire, situazione un po' paradossale dove si esaltavano gli antifascisti e Simon Veli, che è stato il presidente del Parlamento europeo che era stata ad Auschwitz, una bambina ad Auschwitz, una, una storia molto simile a quella, a quella di, di, di Liliana Segre, no? fu una bambina anche lei, e però questa bambina quando tornò eh, ad Auschwitz, questa ragazzina, insomma, eh, veniva esclusa, mentre sua sorella, che era stata una partigiana, finita in un campo, come partigiana, quando tornò a Parigi, fu accolto con tutti gli onori e, e veniva invitata a conferenze. Quindi potere, cioè ci, ci fu questa contrapposizione, no? Tra l'altro, eh, io sono, diciamo, un acuto osservatore, no? E anche qui oggi, facendo un giro per questa città, eh, per la prima volta ho visto questo ghetto ebraico, no, ecco. Questo ghetto ebraico è stato chiamato eh, a nome di, di. ha avuto un nome I tre martiri, che sono i partigiani, noi quattro partigiani. Io sono fa assolutamente favorevole a ricordare i partigiani, però forse nel ghetto ebraico avrei dato un nome a delle vittime ebraiche del ghetto, non ai nomi dei partigiani. Magari la, questi partigiani, questa quest titolazione l'avrei fatto da un'altra parte. Questo. Questo meccanismo credo che fu un meccanismo eh, generalizzato e badate bene perché tutto il mondo, è uguale, eh, tutto il mondo è uguale, persino in Israele, in Israele no, che era il paese appunto della, della, come dire, dove, che, che accolse gli ebrei, che nasce, voi sapete tutta la storia del sionismo. Eh, I sopravvissuti della Shoah fino al processo Eichmann non parlano, perché in Israele si guardano come eroi eh, eh, coloro che eh, sono venuti in Israele, eh, i, i, i sionisti che sono venuti ad abitare in Israele. Mentre, eh, come dire, i, quelli che venivano da campi venivano considerati degli sconfitti. E tutto cambia, perché... Eh, questa situazione cambiò eh, con il processo Eichmann per opera di, di Ben Gurion. Il processo Eichmann eh, rappresentò una sorta di purificazione morale della stessa Israele, cioè Israele che accoglie le, le storie delle vittime. Io ho scritto un libro. Eh, eh, che è il Tribunale del Bene, dove racconto la storia di Besky che fra l'altro Besky è diciamo, il mio grande maestro, perché eh, eh, Besky è stato eh, il, il, il costruttore della Commissione dei Giusti, è stato, diciamo, un, è stato un, un personaggio che fu nella lista Schindler e il quale, dopo essere stato salvato da Schindler, eh, sentì il dovere della gratitudine e si mise a ricercare tutti eh, coloro che avevano salvato gli ebrei. Il Giardino dei Giusti di Ad Vashem nasce per la sua storia personale. Io ho preso un po' da esempio nella mia vita perché mi sono dedicato alla ricerca dei Giusti, non solo per la Shoah, ma per tutti i genocidi. Ho creato la Giornata dei Giusti nel Parlamento europeo, nel Parlamento italiano. Con la, con la nostra fondazione abbiamo creato 200 Giardini dei Giusti in Italia e nel mondo. Cioè, abbiamo, e io, come dire, lo devo a questa persona cioè perché io scrissi il libro sulla sua vita, lo conobbi proprio ne, negli, nei suoi ultimi anni. Lui, infatti, morì nel 2, 2, 2000, 2007 e, e Moshe Beschi, che era diventato giudice della Corte Costituzionale, no? cioè, quindi. Una, ecco, lui, quindi una persona di, di grande intelligenza, e lui mi disse, guarda Gabriele, che io fino a 60 non raccontai in Israele che io venivo dai campi. E quando ci fu il processo Eichmann, in quel momento, nel processo Eichmann, eh, eh, il giudice Hauser eh, si rivolse eh, eh, a Moshe Besky, no? Perché si raccontava la storia del campo di Plazov. Nel campo di Plazov, eh, eh, vennero raccolti degli ebrei, messi, eh, diciamo, eh, impiccati e, eh, e, tutti, e tutte le persone, tutti i prigionieri dovevano guardare quello che accadeva. No? Non, siamo ad, non siamo ancora ad Auschwitz, sono i primi campi e il giudice Hauser. Eh, si rivolge a, a Beschi e gli dice ma perché voi che eravate nel campo non vi siete ribellati e Beschi si, si nervosì e guardò Hauser, fra l'altro è tutto registrato nel film del processo Eichmann perché tutte le, le, tutte le scene sono state, di questo processo sono state registrate via video e, eh, e lui disse ma se noi ci ribellevamo, ci avrebbero massacrati tutti. Anche se noi fossimo riusciti a ribellarsi, non avremmo avuto aiuto da parte dei polacchi. E quindi, eh, cosa potevamo fare? Fra l'altro, diciamo, Moshe Besky ebbe una storia molto particolare, perché lui era riuscito, ad, era riuscito ad, a, a scappare. Da, un, da uno dei primi campi di concentramento e cercò aiuto dal suo compagno di scuola, il compagno di scuola non gli aprì la porta, andò da un altro suo amico che lo nascose in un condominio, ma ci fu la ribellione del condominio dicendo che avrebbero denunciato alle autorità la presenza di un ebreo e quindi Moshe Besky ritornò nel campo per dire quella che fu la situazione. Ecco, Moshe Beschi queste cose ebbe difficoltà a raccontarle nella stessa Israele, perché in Israele, appunto, in quegli anni, fino al 1960, c'era come dire una contrapposizione tra l'eroismo dei combattenti e, e le vittime: cioè si, si esaltavano, per esempio, i combattenti del Ghetto di Varsavia, ma le vittime non avevano accoglienza. Quindi questo fenomeno fu un, un fenomeno generalizzato. Poi il processo Eichmann in Israele non fu soltanto una, un momento di, diciamo, eh, di, eh, di condanna del nazismo a livello internazionale, ma fu un processo che fu un momento di purificazione della società israeliana. Che pre, che, nel 1960, perché la società appena nata da, da questa guerra di indipendenza, e allora entra la memoria della Shoah in Israele. Ecco, questo, quindi questa memoria entra con, eh, entra con molta fatica. E questa memoria, e questo è il punto, no? ha avuto molte difficoltà, eh, non soltanto poi in, in Europa occidentale, io credo che il paese appunto che, a cui noi dobbiamo comunque riconoscere che ha fatto un'elaborazione della colpa è, sempre, è, sempre, è stata la Germania no? perché tutta la storia appunto da Adenauer tutta la, come dire, quello che fu la, anche l'impegno degli intellettuali tedeschi cioè la Germania eh, è questa colpa insomma l'ha vissuta e ed è, è, è per certi versi, come dire, è anche un fenomeno interessante che non è stato studiato fino in fondo. E perché, se pensiamo appunto a intellettuali come Jasper, come Habermas, no, tutti questi intellettuali che hanno formato la società tedesca sul su riconoscimento della colpa. Invece, come dire, abbiamo. Delle situazioni che eh, rimangono invece sospese. Ed è molto interessante perché non se ne è mai parlato. Io scrissi il mio primo libro che era nel 1995, molti anni fa, che si chiamava Ebrei Invisibili, dove mettevo in luce come nella società comunista, nella società sovietica non ci fu nessuna elaborazione sulla memoria della Shoah: cioè in questi paesi. In questi paesi, eh, fino all'89, all eh, eh, non esistevano eh, delle, de, delle lapidi, non esistevano dei segni sui memoriali, su, sui luoghi della Shoah. A Bebijar, in Ucraina, dove ci fu, si è ricordato prima quello che era successo, c'era eh, scritto vittime, vittime, vittime. Eh, i, ad Auschwitz ad Auschwitz non si parlava di vittime ebraiche, si parlava di vittime polacche, no? Le vittime polacche sono state tantissime, no? Però non si è messo in luce il fatto che eh, gli ebrei in Polonia erano, erano morti per l'intento fondamentale di Iter della distruzione degli ebrei in tutto il mondo, no? E quindi in questi paesi, poi, fra l'altro, eh, e, e qui argomento che si è, si, qui è, molto, si è poco parlato, no? in questi paesi, diciamo, l'identità eh, ebraica eh, venne rimossa, no? e anzi, eh, non si poteva parlare di identità ebraica perché veniva considerata un elemento sovversivo, e in questi paesi... Voi sapete appunto Stalin negli anni, eh, negli anni 50 no? cercò di imbastire una campagna contro tutti gli intellettuali ebrei, quelli che erano intellettuali del comitato antifascista ebraico vennero praticamente fucilati o, 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 o finirono in prigione. C'era un libro che doveva uscire in Russia di Vassili Grossman che si chiamava Il Libro Nero e che doveva raccontare la Shoah. Ecco, questo libro venne censurato e non uscì mai in, in Russia, no? uscì eh, per merito di Einstein, poi negli Stati Uniti, ma questo libro non, non, non uscì mai. Cioè, quindi, come dire, questa memoria, eh, eh, diciamo, fino all'89 non c'è. E però, possiamo fare un bilancio, no? perché la memoria... In, nei paesi del, dell'Europa dell centro-orientale è una memoria che comunque si mette in moto con tutte le difficoltà, cioè si mette in moto a Praga, si mette in moto in Polonia nonostante le varie contraddizioni, si mette in moto in Ungheria, ecco. Invece il paese che rimane fuori è la Russia, ecco. E voi do, se andate a seguire la questione della guerra in Ucraina, eh, eh, in, in questa guerra praticamente eh, eh, la Russia si è inventata l'idea che l'Ucraina fosse un paese nazista perché per, eh, per la Russia, per Putin, il nazismo era, è tutto ciò che va contro la Russia, non è ciò che era successo eh, agli ebrei. E addirittura voi sapete che il ministro degli esteri Lavrov a un certo punto eh, ha, di, ha, ha dichiarato che Hitler aveva origini ebraiche, lo no? ha detto in, una, in uno dei momenti. Quindi noi abbiamo una situazione dove tutti gli ebrei dell'Ucraina sono dalla parte di Zelensky e, e, e Putin presenta questa guerra come una guerra contro il nazismo. Ecco, tutto questo accade perché... Perché, per, possono, per, perché possono usare questo linguaggio? Perché la memoria della Shoah in Russia non è stata, non è stata fatta. Quindi, poi giriamo ancora per il mondo: no? noi ci rendiamo conto, per esempio, che nel mondo arabo la memoria della Shoah è stata considerata un'invenzione del sionismo. No? Cioè, come dire, le, nelle, nei paesi appunto arabi, eh, quello che è successo agli ebrei non è stato mai eh, elaborato, anzi è sempre stato visto come uno strumento di Israele per eh, la dominazione dei palestinesi, quindi, e, non so, il presidente dell'autorità palestinese aveva addirittura fatto una tesi di Laro, un libro, appunto, eh, cercando di spiegare come, come eh, gli ebrei hanno esagerato nel raccontare, eh, diciamo, Lascio a quindi un libro praticamente revisionista. Allora, e questo è il problema, diciamo, che noi abbiamo con questa memoria. Quindi è stata una memoria molto complicata. ecco. Ma io continuo, magari chiacchierando prego, prego, No, prego, volevo proprio parlare <ride> della memoria. Eh, eh, eh. E io ho scritto questo libro, eh, Aussi non finisce mai, che. È un po' diverso dagli miei altri libri, perché io ho scritto sempre storie, libri di storie di personaggi particolari, anche se in questo libro c'è una storia fondamentale, io ho scritto questo libro perché io credo che la memoria oggi abbia grandi problemi. E eh, fra l'altro sono stato, come dire, diciamo, io sono molto amico degli anasegre, e, e, e Liliana Segre ha posto eh, le mie stesse preoccupazioni no? Liliana Segre in modo provocatorio alcuni giorni fa ha detto eh, me lo sta ripetendo da un po' io temo appunto dice che la memoria della Shoah sarà evapo verrà evaporata che non se ne parlerà più e che con la fine dei testimoni chi si ricorderà allora c'è stato in questi giorni tutta una, una reazione anche nel mondo ebraico no? per cui Edith Brooke, altri intellettuali o anche Modiano. Tutto. Non è vero questa memoria dura, noi abbiamo lavorato molto per far ricordare questa, questa memoria e quindi durerà. In realtà chi ha ragione è Liliana Segre, ma non ha ragione eh, perché. Eh, eh, perché eh, l, eh, sostiene che la memoria sparirà, ma perché ha, ha compreso che siamo a un punto nodale sulla memoria. Cioè, io credo che eh, il grande problema della memoria della Shoah è che eh, nel corso del tempo, no? dopo essere stato, diciamo, un momento importante per interrogare la società sulle colpe, sulle responsabilità, ha dato voce al mondo ebraico e ha cominciato a perdere il suo significato, il significato che eh, è stato ricordato prima. Cioè nel senso che eh, subito dopo la guerra eh, la Appunto, io avevo citato prima la nascita della Convenzione delle Nazioni Unite, la dichiarazione dei diritti dell'uomo, cioè la, eh, comunque la memoria della Shoah, pur con tutte le sue difficoltà, con il silenzio, con le difficoltà dei sopravvissuti a parlare, però era stata considerata una, un punto nodale perché l'umanità potesse attrezzarsi per impedire nuovi genocidi. Ecco, quello che è successo nel corso del tempo, nelle giornate della memoria, è che il, eh, il discorso della memoria non si è legato a un discorso sulla responsabilità nel nostro tempo, cioè non si è legato a un discorso su, su, su come la memoria potesse appunto eh, eh, servire per affrontare i nuovi mali del mondo. Allora, eh, io vado a un tema no, che fa, fa molto discutere. Il tema dell'unicità della Shoah. Ecco, allora io non uso il termine unicità della Shoah, io uso il termine genocidio senza precedenti. Ma perché non uso il termine unicità della Shoah? E non è un'idea mia, eh, no? è del più grande teorico eh, israeliano sulla memoria, il, più il fondatore della memoria in Israele. Cosa dice Yehuda Bauer? Perché c'è questa citazione che è molto importante. Lui dice, se dicessi che è stato unico la Shoah, eh, eh, cioè che, che ne è accaduta una sola nella storia, potremmo dimenticarla. Perché non avrebbe più importanza per i vivi. È successo una volta e non verrà più ripetuto. E unicità implica che sia intervenuto qualche fatto extrastorico, qualche dio, qualche Satana. Ma, dice sempre Iuda Bauer, il genocidio degli Ebrei fu il prodotto dell'azione umana e quelle azioni furono prodotte da motivazioni umane. Nessun dio o Satana era coinvolto. Pertanto l'Olocausto è stato senza precedenti, non unico, il che significa che era e può essere un precedente e che di conseguenza dovremmo fare di tutto ciò che è in nostro potere affinché non diventi un precedente, ma sia un monito. Questo è il collegamento principale tra affrontare l'Olocausto e affrontare il genocidio. Cosa significa in questo discorso di Iudia Bauer? Che se noi pensiamo che la Shoah è unica e avremo l'idea che non è più ripetibile, no? E se non è più ripetibile è, una, è come il Big Bang, qualcosa che è accaduto una volta e non accadrà più, allora dice Judah Bauer, se noi eh, continuiamo a dire che è stato un fenomeno unico, non ci attrezzeremo per impedire che il fenomeno si ripeta. E quello che è successo, ovviamente, tutto non si ripete mai in modo uguale. Però, eh, come dire, i, i genocidi sono continuati. no? E noi abbiamo visto che, appunto, cioè, abbiamo avuto delle tragedie, come Ruanda, come la Cambogia, abbiamo avuto Srebrenica, abbiamo avuto prima il genocidio degli armeni. E poi noi vediamo come di nuovo oggi in Europa abbiamo delle autorizzazioni che portano all'idea dell'eliminazione di un'identità di, un di un popolo, perché quando Putin dice che gli ucraini non esistono, ma sono russi e sono della nazione russa, lui praticamente dice che non, è, non hanno diritto a un'identità, quindi, come dire, e se tu dici questo, allora puoi usare tutti i mezzi poi per bombardare, eccetera, un popolo. Ecco, cioè, il, il punto proprio è questo, che... Eh, i genocidi continuano. Allora il nostro problema, ed è il problema della, eh, della memoria della Shoah, che dobbiamo considerare che c'è una ripetitività. Se ciò è unico non, non, non si ripeterebbe, ma una ripetitività ovviamente che eh, può avvenire in, modi, in, in, in molti modi. E il punto secondo me e questo, il punto proprio teorico è questo. Cioè noi dobbiamo considerare la Shoah come la possibilità che c'è di un male estremo. Cioè la Shoah io l'ho spiegato stamattina agli studenti, ha avuto delle caratteristiche molto particolari perché è stato un genocidio universale, perché Hitler voleva uccidere gli ebrei in ogni parte del mondo, non solo in Germania, no, ma Pensava di eliminarli dalla faccia della terra ovunque e addirittura Hitler aveva l'idea che fosse più importante uccidere gli ebrei che vincere la guerra, perché continuava a uccidere gli ebrei anche quando la guerra era persa. E invece di usare gli ebrei in funzione militare, o usando anche diciamo, tutti i sistemi di, di trasporto per la Wehrmacht, venivano usati per portare gli ebrei ad Auschwitz. Quindi, e questo è il punto, diciamo, della, della specificità della Shoah, no? E come anche il fatto che appunto era riuscito anche a creare un meccanismo di sterminio usando le stesse vittime nello sterminio, di cui parla molto bene Primo Levi, quando parla della zona grigia nel campo, come appunto venivano creati i Uderat, cioè, un ebreo si doveva salvare al posto dell'altro, ci faceva credere che poteva vivere lui e, e poi diventava una catena lui stesso dello sterminio. Cioè, abbiamo come dire eh, il, il genocidio il più estremo che si compie, ma proprio perché si è compiuto vuol dire che ciò è possibile nella condizione umana, cioè che genocidio si può ripetere. E allora, molto spesso noi non ci rendiamo conto che eh, prima di tutto un genocidio nasce per tappe. No? Ecco. Lo spiegavo ai ragazzi questa mattina, noi vediamo sempre il punto finale del male, <ride> invece dovremmo cominciare a vedere le tappe che portano al male, che passano che passa da, da, dal disprezzo delle persone, dalle persone, dalle parole malvagie, passa dalle leggi ingiuste. Passa alla, alla creazione di campi fino alla distruzione delle persone, cioè il male, e questa è un'osservazione molto acuta di Agnes Heller, che amo molto. Proprio in uno dei suoi ultimi libri, eh, Il male Radicale, diceva che il male è come è una stazione, una stazione che di, diciamo è come se un treno va in una stazione e passa di diverse tappe, no? Ecco allora. Qual è il problema nostro? Il problema nostro è quello di sapere di renderci conto che il male estremo è immanente e si può ripetere e si ripete in modi diversi, ma dentro l'uomo, come dire, c'è la possibilità di realizzare questo male estremo. Eh, c'è un grande studioso, eh, un grande studioso dei genocidi, Tommy Snyder che negli Stati Uniti ha scritto dei libri molto belli: Terre di Sangue, per esempio, e il quale appunto dice co cosa succederà all'umanità con i cambiamenti climatici. E i cambiamenti climatici possono portare a dei geno nuovi genocidi, perché se cambiano il clima se ci sono le migrazioni, cioè vuol dire che un male si può ripetere. Quindi, quello che è importante e il punto nodale, è che un discorso sull'unicità della Shoah diventa debole nella misura in cui non, non allarme il mondo sulla possibilità di nuovi crimini contro l'umanità, di nuovi genocidi. E allora che cosa è successo? È successo, secondo me, che nella trasmissione della memoria, che ha avuto tutti i meriti di cui dicevo prima, no? per cui bisogna sempre storicizzare le cose, no? non è che, come dire, no. Ma si è arrivati al punto dove questa memoria a un certo punto è diventata debole e non ci ha fatto riconoscere la genesi di nuovi mali. No? Ecco, allora noi siamo tutti rimasti sorpresi per l'Ucraina. Invece se avessimo letto Putin che va in Cecenia, Putin che elimina i residenti a casa sua, Putin che mette in discussione memorial, organizzazione di Sakharov che aveva creato la memoria dei gulag in Russia. Putin che bombarda la Siria. Putin che va in Georgia. Cioè, noi non abbiamo visto questa genesi del male e ne siamo stati sorpresi. Cioè, la responsabilità nostra, la responsabilità degli intellettuali, è quella di non aver visto questa, questa genesi del male. allora... Il problema è proprio questo, cioè che noi dobbiamo attrezzare questa memoria della Shoah in modo tale che si insegna alla società a, ad avvertire i nuovi mali che accadono, perché i, i, i nuovi mali non sono, sono, i mali non sono nel passato, ma sono anche nel presente. E questa è, secondo me, la grande discussione sulla memoria di cui ha capito appunto la, Liliana Segre quando ha detto io sono molto preoccupata che questa memoria evapori ma e perché è preoccupata? non tanto perché non ci sarà continuano a esserci film su, sulla Shoah ci saranno sempre libri letteratura eccetera ma vuol dire che questa memoria della Shoah non è diventata una barriera per l'umanità per combattere contro i nuovi mali allora è questo il, il grande problema che si pone oggi e io nel mio libro parlo di una figura eh, che si chiama Raphael Lemkin, che eh, credo che in tutta la storia, appunto, della memoria, eh, noi lo possiamo considerare eh, il personaggio che eh, ci ha indicato una strada. E, e, e perché ci ha indicato una strada? Raff, raff, prima di tutto Raffen Blenchi non lo conosce nessuno in Italia e soltanto ora questa figura comincia a essere ricordata, c'è stato negli Stati Uniti tante conferenze recentemente, si è fatta una mostra su Raffen Blenchi. Raffen Blenchi prima di tutto è la persona che ha inventato la parola genocidio. Fino al 1948 questa parola non esisteva è una sua invenzione che eh, è un ibrido, come dire, tra il greco genos eh, e il latino cidio, genos genere umano e cidio uccide. Ecco. Lui per primo, diciamo nel 1948, eh, aveva posto appunto eh, il tema del, di questa parola, cioè questa parola Diciamo, fra l'altro lui è arrivato attraverso tutta una ricerca linguistica, perché voleva che l'umanità avesse una parola riconoscibile su cosa è lo sterminio di una minoranza, perché il paradosso era questo: che esistevano i dieci comandamenti, cioè ecco, il comandamento a non uccidere. Ma eh, il non uccidere era legato sempre al proprio gruppo, no? Ma l'idea. Che si potesse sterminare un altro popolo, no? questo non era considerato un reato, no? E questo era il grande problema, no? Quindi eh, c'era stato il genocidio degli erreri il genocidio degli armeni, ma non, 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 non c'era una parola. Fra l'altro vi ricordate Churchill parlò di un crimine senza nome perché non sapeva come definire la distruzione degli ebrei. Ecco. Raphael Lemkin inventa la parola genocidio, ma la cosa più importante di questa figura è che Raphael Lemkin cerca di indicare al mondo una strada per la prevenzione dei genocidi. E la sua idea, voi avete presente Antigone, no? Antigone quando parla... Eh, delle leggi ingiuste, no? lei diceva io do sepoltura a mio padre perché queste sono, sono leggi, eh, leggi degli dei, cioè ci sono leggi superiori, leggi morali superiori a cui devo adempiere. E, ecco, e, e questo, diciamo, Antigone appunto poneva il problema del, della difesa della dignità umana. e Però il, il tema che pone Lemkin, e lo pone già diciamo, quando è giovane, lui dice ma eh, se una persona è perseguitata eh, cosa deve fare? Io, lui aveva letto il libro eh, quando era ragazzino, Quo Vadis, no? e lui faceva questa cosa, dice ma io ho letto Quo Vadis e mi sono chiesto quando un cristiano veniva perseguitato a Roma perché non poteva avere un poliziotto buono che lo aiutasse? A chi si riferiva? Cioè, ci doveva essere il poliziotto buono che lo aiutasse. Allora Lemkin immaginò, e siamo soltanto nel, siamo nel 33, ecco, e era uscito, c'era Hitler, aveva detto il Menkampf, ecco, lui propose alla comunità internazionale, perché era un, un grande giurista, che venisse approvata una legge, che definiva contro il vandalismo e il barbarismo, cioè una legge internazionale che colpiva, internazionale che colpiva un paese che compieva atti di barbarie nei confronti dei popoli oppure che compivano a distruzione culturale. Aveva trovato questi due termini e eh, quindi voleva che ci fosse una giurisdizione internazionale che garantisse il diritto delle minoranze. Eh, voi avevate, lui aveva seguito un fatto che era accaduto eh, a Berlino, no? A Berlino c'era stato un, un armeno che si chiamava Teheran, il quale aveva, eh, si era fatto giustizia da solo, voi sapete c'era stato il genocidio degli armeni, e lui quando venne a, Pari, venne a Berlino, il, quello che era stato il ministro dell'interno, Talat Pasha, che era stato quello che aveva, fatto il che aveva gestito il genocidio degli armeni, lui l'ammazza, e allora lui si pone questo problema, ma perché la giustizia deve essere fatta da un uomo e non c'è invece una giustizia internazionale che punisca dei criminali? No? Ecco, è sempre l'idea diciamo di un giudice e di un poliziotto buono e eh, appunto lui eh, aveva proprio l'idea che di fronte a quello che era successo agli armeni arrivava la minaccia di Hitler agli ebrei ci dovesse essere una giurisdizione internazionale che punisse questi atti di criminali ecco eh, eh, Rafem Lemkin vive in, in Polonia no? e, e quando uh, fra l'altro diciamo, non venne aiutato da, dal governo polacco no? che in quel momento quando lui faceva queste campagne perché fra l'altro lui è, è stato uno degli artefici anche del codice penale polacco quindi, cioè, però in quel momento la Polonia cercava un'alleanza con Hitler cioè, cioè, quindi non venne sostenuto dal dal suo governo in questa battaglia internazionale. E lui, eh, eh, come dire, poi si trova con l'invasione nazista e, e, e fra l'altro, appunto, eh, lui si rende conto di quello che sta per succedere agli ebrei, cerca, fra l'altro, di convincere i suoi genitori a fuggire con lui, ma no, nessuno ci crede a quello che succede. Lui racconta nelle sue, nei suoi scritti, nelle sue memorie che... Gli ebrei polacchi non ci credevano a quello che sarebbe successo, non, non comprendevano. Lui però ha quest'idea di recarsi negli Stati Uniti e attraverso un viaggio avventuroso eh, per convincere il presidente Roosevelt a, come dire, fare una, eh, a trasformare la seconda guerra mondiale in una guerra per la salvezza degli ebrei. Cioè, lui l'idea è questa. Gli Stati Uniti devono dichiarare alla Germania che la Germania è, è, sarà responsabile di un genocidio se continua su questa strada. Negli Stati Uniti fa molte conferenze e appunto arriva in incontro con, eh, con Roosevelt. E, e però eh, Roosevelt non l'ascolta. Anzi, gli dice: Caro, lei abbia pazienza, ci penseremo, ci penseremo. E lui dice: Ma. Non ci si può pensare dopo perché dopo è troppo tardi. Cioè non si può fare la guerra senza pensare di prevenire il genocidio degli ebrei. E, e qui, diciamo, fu, lui scrisse in questo periodo un, un libro famoso, Axis Rule, dove documentò tutte le leggi razziali che, che venivano fatte in Europa eh, nei confronti degli ebrei cercando di spingere l'opinione pubblica americana. A comprendere il dramma ebraico. Eh, lui ovviamente non ha... cioè la storia va in una certa direzione e finisce la seconda guerra mondiale e, e Lemkin diventò protagonista del processo di Norimberga, no? dove eh, lui fece passare con i giudici quello che dicevo prima all'inizio, cioè il discorso che eh, un, deve essere punito una persona che obbedisce a ordini barbari, ordini disumani. E infatti, come dire, fu questo diciamo, l'orientamento del processo di Norimberga. Soltanto che per Lemkin ci fu un grandissimo limite, cioè nel senso che nel processo di Norimberga si punivano dei criminali durante la guerra. Lui dice no. Questi non sono da considerare criminali di guerra, ma bisogna considerare che vanno puniti non solo per la guerra, ma per i crimini commessi durante la pace. Cioè che ci doveva essere un giudizio, perché il, nel, nel processo di Norimeghe non si parlava delle leggi razziali, non si parlava delle responsabilità precedenti della Germania, no? si parlava soltanto rispetto a quello che era successo durante la guerra. Quindi Lemkin ha l'idea eh, che sviluppa che la comunità internazionale debba accordarsi per punire e per prevenire un genocidio sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. E questa fu, diciamo, la sua battaglia delle Nazioni Unite nel 1947-1948. Fu, devo dire, un personaggio che eh, incredibile perché lui da solo eh, eh, si organizzò anche dei gruppi di pressione, perché scrive, aveva due o tre segretari, scriveva lettere, ecco, riuscì praticamente a convincere a New York eh, tutte le nazioni a stipulare questa carta che io vi consiglio di leggere, che è la carta che dice... Eh, appunto una carta per la prevenzione e la punizione dei genocidi. Quello che è molto interessante, ed è questo il punto, che nelle discussioni che venivano fatte alle Nazioni Unite, lui era proprio un rompiscatole, no? Cioè, diciamo, è eh, eh, uno che entrava in tutte le stanze, è uno che eh, fermava, per, diciamo, nei corridoi i capi di Stato, i diplomatici, eh, e, eh, era quello, cioè andava da, dal direttore del New York Times, gli, rompe, gli rompeva le scatole perché facesse l'articolo sulle sue idee, insomma, una storia proprio incredibile e, eh, e Lemkin a un certo punto riesce a far approvare questa carta delle, delle Nazioni Unite e c'è un punto questo che è molto importante e lo discute con un, un delegato, credo un delegato eh, dell'America Latina, forse non so se era del Cile. Allora, fra i vari articoli appunto si discuteva sulla questione della, eh, eh, della punizione dei criminali. E, e Lemkin disse qualche cosa importante, disse, chi, eh, come dire, si trova in un campo o chi viene perseguitato, non pensa alla punizione dei colpevoli, non pensa alla sua memoria, no? interessante, no? Ma lui pensa, di, pensa alla possibilità di essere salvato, cioè la prima cosa che vuole una vittima è... Un tema che non viene ricordato nelle giornate della memoria. Le vittime non, non avrebbero voluto le pietre d'inciampo, le vittime non avrebbero voluto essere ricordate nelle vie, le vittime non volevano essere ricordate come eroi del popolo ebraico o, o, o essere ricordate come coloro che sarebbero andati in Israele. No, le vittime, ogni vittima vuole essere salvata ed è questo il punto principale. Allora, la sua idea, appunto, è che le Nazioni Unite si devono dotare di strumenti per prevenire un genocidio, cioè la capacità che dovrebbero avere le nazioni di comprendere prima i segni del male e di agire per bloccare il male. Ecco, questo secondo me è la grande intuizione di Raphael Lemkin che secondo me meriterebbe di essere io racconto in metà del mio libro racconto un po' la sua storia, l'evoluzione del pensiero, ma io lo considero, diciamo, il personaggio che risponderebbe ai problemi di Liliana Segre, cioè a posto questo, cioè che la memoria, il problema della memoria deve darci la possibilità di creare questi strumenti per la prevenzione di un genocidio, perché la commemorazione di un genocidio è la sconfitta. Noi quando commemoriamo facciamo onore alle vittime, benissimo, ci mettiamo, ma è la sconfitta dell'umanità il ricordo di un genocidio. Invece bisogna un po' cambiare la modalità. La modalità deve essere quello di impegnarsi per la prevenzione, comprendendo sempre quelli che sono i possibili segni del male, cioè queste stazioni del male che possono portare al male estremo, e che vanno bloccate. Allora, io ho scritto anche recentemente un articolo, avevo scritto sul foglio, no? avevo detto questo, che cosa fa un medico? Un medico dà un vaccino, dà un vaccino per prevenire una malattia. Cioè, è, come dire, rispetto al COVID si va a prevenire una malattia con un, con un vaccino. Noi dobbiamo immaginare che dobbiamo... Come dire, dare degli strumenti, degli antidoti in modo tale che, che il male non, 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 si, eh, eh, non si perpetui. Allora, tutta questa riflessione, secondo me, è venuta a mancare un po' nelle giornate della memoria. La memoria non è servita a dire che cosa può fare l'umanità per bloccare un genocidio, quali sono i segnali del genocidio, quali sono i segnali di un nuovo antisemitismo. Quali sono, qual è il linguaggio, come dire, un, un, un certo linguaggio che entra nella società e che può portare alla, alla discriminazione? Eh, uno degli elementi su cui anche riflettere, ogni volta, se sono sempre i regimi, come dire, eh, dittatoriali, l'autocrazia che hanno più possibilità di fare un genocidio. La difesa quindi della democrazia è molto importante. Cioè, noi abbiamo visto cosa è successo negli Stati Uniti con Trump o con Bolsonaro, cioè, e noi ci rendiamo conto che appunto i cinesi che hanno democrazia possono fare fuori gli uguri perché nessuno protesta. È impossibile protestare, come dire, cioè, o è impossibile o è difficile protestare in Afghanistan o in Iran rispetto alla condizione femminile. Perché non c'è la democrazia. Cioè, quindi quello che è importante è proprio, come dire, trasmettere l'idea di quali sono gli strumenti politici e culturali che impediscono la nascita di un male estremo. Ecco, se questo non viene fatto, la memoria è monca, cioè diventa semplicemente un, un momento di. Come dire, di una sorta di, di, così, di ricordo, di, di, eh, di, ma eh, è qualcosa che poi non, 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 non mette in moto le coscienze, non mette in moto gli stati. Io, tra l'altro, sono andato al Parlamento italiano, forse l'avevo ricordato prima, e due anni fa chiesi che il Parlamento italiano istituisse una commissione che facesse un report sui pericoli di genocidio del mondo, sui crimini in corso nel mondo e nominasse un advisor per i genocidi, cioè una persona che ogni anno facesse, spiegasse alla società italiana quello che succede in Yemen, quello che succede in Siria, quello che succede in altri paesi. Ecco, questo secondo me è un po' il punto di, di, di riflessione che noi dobbiamo fare. Sì. Un tra, un pochino, dobbiamo prendere un po' di tempo ah, per sì. le domande. E dovremmo ancora parlare di, dei giusti. Facciamo sì. okay. le domande e sì. poi riprendiamo. Facciamo un'ultima domanda su questo magari. Oppure chiediamo sì. loro magari. Se. Uh, prima forse volevo ah. fare questa domanda fare una domanda e poi dopo diamo la parola a voi tutti. Eh, siccome il tempo passa, ho dovuto un po' interrompere questo molto interessante discorso, perché dobbiamo parlare dei giusti, cioè dell'attività sua, eh, prima di passare la parola al pubblico. Eh, in continuità con la figura di Moshe Beyski, di cui parlava prima, fondatore di Yad Vashem eh, a Gerusalemme, la sua associazione Garivot dedica gran parte del suo tempo alla ricerca dei giusti nel mondo, come dicevamo prima. Come appunto onorare i giusti può servire a denunciare il male e prevenire i, i genocidi? Questa è una delle soluzioni di cui parlavamo un parlava un attimo fa. E' proprio Lemkin ancora, cioè che chi sono le persone giuste? Sono tutti coloro che fanno delle scelte. Fanno delle scelte per prevenire il male. Cioè, la Convenzione delle Nazioni Unite può funzionare se ci sono persone giuste, cioè vuol dire che se ci sono individui che fanno delle, delle scelte. Io ho praticamente, eh, diciamo, eh, creato questi giardini dei giusti e la giornata dei giusti nel mondo, soprattutto in Europa e in Italia, con quest'idea, cioè che bisogna attraverso le storie dei giusti spiegare alle persone come si interrompe il male, cioè questi esempi morali di persone che hanno fatto azioni di umanità. Eh, vanno conosciute prima di tutto e tolte dall'oblio no? bisogna essere un po' come dei pescatori di perle io dico sempre vuol dire è una frase di Walter Benjamin eh, quale sosteneva che il pescatore di perle è quello che va nei fondi del mare va a trovare perle nascoste e le riporta in luce noi dobbiamo ritrovare e riportare alla luce tutte le, le storie di difesa dell'umanità farle conoscere e perché le facciamo conoscere, e questa è l'attività pedagogica che fa la mia fondazione in Italia e all'estero, è quello di insegnare alle persone dei comportamenti. Cioè i giusti ci insegnano a come comportarsi, ma i giusti non sono santi ed eroi, ma sono, come dire, eh, le persone che scelgono di difendere l'umanità, difendono, difendono l'umanità pur essendo persone come dire, precarie, persone fragili, persone con tante contraddizioni, perché giusti, chi ha salvato vite, chi ha fatto, non, lo ha, non è che fosse un, uno stinco di santo votato al sacrificio e al martirio, ma persone comuni che hanno fatto atti di umanità. Allora, il punto, io ho parlato prima di Lemkin, non ho parlato di Beschi, dei giusti, perché trasmettendo... Questa idea della prevenzione, cioè come prevenire un genocidio, si trasmette proprio mostrando l'esempio dei giusti, cioè i giusti si insegnano a come prevenire un genocidio. E cosa mostrano? E questo è perché come, come si muove l'umanità? Si muove dall'alto e dal basso. Allora, c'è da fare la battaglia per le istituzioni internazionali che blocchino un genocidio è un discorso molto lungo non lo faccio qui adesso ma c'è bisogno appunto di una comunità internazionale che ha gli strumenti per bloccare un genocidio ma non c'è bisogno solo di questo c'è bisogno di individui che come dire sentono la responsabilità cioè dobbiamo considerare che il male arriva sempre parte dalla quotidianità per arrivare alla politica. Cioè, quindi ogni persona nella sua vita quotidiana può fare degli atti per fermare il male. Allora, noi dobbiamo pensare a una specie di social catena della ginestra di leopardi, cioè una catena morale di uomini appunto, che si assumono una responsabilità. Credo che proprio questo è il tema dei giusti, cioè i giusti... In fondo sono gli individui che si assumono la responsabilità. Allora qual è il problema? Eh, io ovviamente non ho potere politico, no? cioè, quindi eh, sono un intellettuale, uno scrittore, ho creato questa fondazione, questa rete, però mi pongo questo problema che è quello dell'educazione della società. Cioè, educando la società con degli esempi virtuosi, con delle storie virtuosi, noi spieghiamo alla società come ha la possibilità di interrompere il male. Quindi, eh, quindi a un certo punto si tratta di mettere assieme un lavoro di educazione dal basso con un lavoro politico dall'alto, ma se non c'è il lavoro di educazione dal basso, non c'è neanche il lavoro politico dall'alto. E questo è un po' diciamo quello che è. Il discorso sui giusti, cioè i giardini dei giusti, io ne ho proposto uno qui no, eh, e anche in questa scuola. Mi ha fatto il giardino dei giusti, famoso quello del Monte Stella di Milano. Abbiamo compiuto vent'anni. Abbiamo il Giardino dei Giusti nel Ghetto di Varsavia, abbiamo creato dei giardini dei giusti in Francia, in Germania. Ecco, questi giardini che cosa sono per me? Sono delle sentinelle morali che devono allertare l'umanità. Cioè, il Giardino dei Giusti è un giardino che provoca le persone, non è un cimitero, non è, un, non è eh, come dire un, un memoriale. Ecco, un, memori un memoriale racconta le storie delle vittime. Il Giardino dei Giusti, invece, come dire, eh, spinge, appunto, la, deve spingere la società a fare i conti col tempo in cui vive. Tanto è vero che nel Giardino dei Giusti noi mettiamo. Persone di ieri, ma persone anche di oggi. Cioè facciamo conoscere eh, le storie dell'iraniane, ci sono tante storie, o le storie di, di Uguri, le storie eh, appunto di, di dissidenti russi, di giornalisti russi. Cioè, questo giardino, ogni anno, in questi giardini mettiamo sempre figure che nel nostro tempo eh, si assumono una responsabilità. Ecco, quindi io appunto... Eh, eh, oggi si parla tanto della giornata della memoria ed è fondamentale. Io ho creato la giornata dei giusti, che è il 6 marzo, ecco, che non è in contrapposizione alla giornata della memoria, ma è la sua continuazione: cioè che la giornata della memoria, come dire, appunto parte dal, dal genocidio estremo che ha colpito gli ebrei. La giornata dei giusti va a indicare la strada per la prevenzione dei genocidi. Io, io vedo, infatti, noi nelle scuole in Italia, ma anche all'estero, praticamente creiamo questo percorso della giornata della memoria alla giornata dei giusti, proprio per riempire che questo vuoto rispetto alla prevenzione dei genocidi e alla responsabilità nel nostro tempo. Cioè, io... Credo proprio questo, e, e magari poi finisco qua perché parlo troppo oggi, forse mi hanno costretto qui in questa scuola, e da stamattina, cioè come un professore che continua a fare lezioni come una macchinetta, mi sembra essere un po' una macchinetta che fa la lezione, e mi scuso un po', no? Perché è così, ma il punto proprio è questo, diciamo, la memoria è monca, cioè se non legga passato... È presente. Se viene a mancare questo legame, tra allora la memoria, come dire, eh, perde la sua forza. Che questo, e questo è il, è il punto di, di, appunto, di riflessione più importante che, 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 che mi ha spinto a scrivere questo libro. che è un, eh, Io spiego un po' come questa memoria, anche si è contorta, come mai, tanti meccanismi che sono successi, no? Ecco, quindi è, 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 diciamo, è un, è, 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 un, è un libro di una presa di posizione forte, cioè questo grido d'allarme, e quindi sono stato felicissimo quando Liliana Segre, che fra l'altro mi ha ripreso oggi, no, sul suo articolo, su sulle fa sempre una stanza di un settimanale oggi, eccetera, appunto, la, la, la crisi della memoria è il fatto che non fai conti col, proprio, col tempo in cui si vive oggi. Io so che potrebbe andare a, a continuare a lunga a raccontarci molte cose. Purtroppo il tempo passa, sono le dieci e mezza passate, una macchina l'aspetta alle 11 per riportarla a Torino e quindi credo che sia giusto dedicare un po' di tempo alle domande, visto che noi siamo un forum, che al forum si cerca sempre di dialogare. E quindi se avete delle domande oppure se ci sono delle domande di chi ci segue su Zoom. Uh, benvengano, questo è il momento. Non ci sono ancora domande, ma sono sicure che adesso arriveranno, signora. modo se vediamo questo orrore che c'è stato, ma c'è sempre un senso di inel ineluttabilità in qualche modo, ci, ci pervade, no? cioè, che cosa si può fare, cosa si potrebbe fare, ancora peggio nel vedere che questo si ripete. Quindi riuscire a vedere, a collegare quello che... Aspetta, mi scusi solo un secondo, vedo se riesco a passare il microfono così. Perché se no non vi sento, non le dispense, ah, scusa. Sì, sì, sì no. No. Prego. Eh, dicevo che nel ricordare la Shoah c'è sempre schiacciato. Ci siamo sì. un senso di ineluttabilità, cioè ricordiamo gli orrori che questo è stato e in qualche modo il fatto di rivedere che queste cose si ripetono in altri paesi, eccetera, o ancora adesso, ci dà un senso di profonda incapacità, impotenza, il riuscire a collegare il ricordo con un lavoro di cui io francamente non sapevo niente, cioè ma con il riconoscere certi segni, e questo qua è la uno ogni tanto lo legge, e anche con una visione dei giusti che non è solo quella di allora, non sono solo i giusti che cercano di intervenire a cose fatte, quando la tragedia è già lì, quando cerchi di nascondere qualcuno che se no morirà. Ecco, mi sembra importantissimo questa cosa, perché se no anch'io sento un po' quello che diceva la Liliana Segre. Cioè, e mi sembra veramente fondamentale questo approccio. Grazie. Grazie a lei. Sì. No. Allora proviamo a prendere altre domande, che però dovrebbe avvicinarsi perché il cavo è corto. Non ci sono altre domande. Ci sono domande per caso su, eh, eh, su Zoom? Non ci sono domande su Zoom, vuol dire? Mm? Luisa Pugliese, perché abbiamo Luisa Pugliese qua? Perché era su Zoom, ma non è che volesse, no. Allora, vogliamo cominciare già a rispondere a questa domanda, magari. Diciamo che siamo totalmente d'accordo e questo. Eh, eh, questo sui giusti, perché eh, la memoria anche dei giusti della Shoah parla di persone che comunque hanno fatto atti importanti, cioè eh, ci sono storie, come dire, di, di grandi salvataggi, addirittura di, di salvataggi di due nazioni intere, perché in Bulgaria un giusto come pesce vi ho scritto il libro è riuscito a salvare gli ebrei di una nazione intera. Ecco, in Danimarca, come dire, con, eh, la, con eh, il comportamento del re e dei danesi, insomma, si salvarono tutti gli ebrei. In Albania si sono salvati gli ebrei. Poi, come dire, invece abbiamo storie eh, di giusti che sono atti individuali che però non hanno fermato il male estremo. Ecco, io appunto, eh, il, il Moshe Beschi, che è stato l'artefice del Giardino dei Giusti di Ad Vashem, ebbe con lui uno dei tanti colloqui che portarono al libro, e lui eh, fece questa affermazione sconsolata, dice, dopo che io ho conosciuto tutte queste storie dei giusti, che sono venuti in, in tutti i paesi, mi sono reso conto che eh, era sempre possibile salvare gli ebrei dai campi di concentramento, i parlamenti, i condomini, cioè c'era sempre la possibilità di farlo, purtroppo non, non è stato fatto. Quindi, come dire, quando noi parliamo eh, dei giusti, molto spesso li vediamo nel male estremo invece noi dobbiamo vedere il giusto non solo nel male estremo come ha detto prima la signora cioè il giusto che anticipa cioè il giusto che blocchi i semi del male che accadono prima è quello che impedisce il male estremo cioè il, la persona appunto che rompe dei meccanismi di odio dei meccanismi di prevarificazione, cioè queste persone, eh, eh, come dire, sono forse come i 36 giusti della Bibbia. Quando si dice c'è questa famosa storia dei 36 giusti della Bibbia che non li conosciamo ma salvano il mondo. Qui c'è l'idea di quelli che salvano il mondo prima che accade il male, e questo è il, è il punto. Allora, il discorso della prevenzione. È, 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 il discorso, è il discorso fondamentale su cui, su cui noi dobbiamo ragionare, e anche qui le, le cose sono sempre complesse. Molti anche nel mondo ebraico, eh, temono sempre eh, di, 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 di dicono che la Shoah non può essere paragonata, la Shoah è unica, non banalizziamo la Shoah, eccetera. No? Ecco, tutto questo è vero, però il punto è questo, che tu non sai mai come va il mondo, dove va. Cioè, tu non sai come dei piccoli segni possono portare, come dire, a un male estremo. Quindi, eh, cioè, bisogna, come dire, essere... è meglio, è meglio, come dire, magari, eh, essere attenti. cioè... Anche, cioè, essere capaci in sostanza di, eh, eh, di parlare di possibilità del male, anche ricordando, ricordando la memoria della Shoah, che è un male estremo, cioè, perché molti ritengono, dicono: Ma non si può comparare, ma no, questo non è Shoah, ma certo, eh, ovvio che eh, nulla è mai Shoah, ma alla Shoah si arriva attraverso delle tappe, quindi. Noi dobbiamo essere proprio capaci di, come dire, di, di immergersi nel mondo e di capire i segni della Shoah che ci possono essere. Cioè, quando ne parlavo oggi con i ragazzi, eh, il bullismo, o l'odio online, per esempio, l'odio sui social, come dire, oppure diciamo come dire, delle manifestazioni eh, cioè delle situazioni del mondo eh, che, 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 che stanno degenerando o le, non so, le situazioni dove sono delle leggi contro le donne in Iran o in Afghanistan cioè noi io, io vedo un po' così la memoria della Shoah io, io e Primo Levi secondo me l'ha spiegato molto bene no? cioè quando lui dice appunto che il campo non sta solo lì, il campo nazi, cioè il campo si riproduce eh, in tanti modi, eh, non è un altro pianeta, è qualcosa che ci attraversa. Fra l'altro, Primo Levi e, 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 cioè mette in discussione se stesso, lui si considera persino lui responsabile di qualche cosa se non ha dato il pane a un altro prigioniero, no? Cioè lui appunto eh, ci insegna a, a, a comprendere questo, cioè che eh, eh, cioè il Papa Francesco usa questa espressione, non, non mi convince molto quando parla di una, eh, di una eh, terza guerra mondiale a pezzettini, no? usa questa espressione, guerra mondiale a pezzettini, cioè noi nella nostra immaginazione dobbiamo sapere cogliere nel mondo i pezzettini di Auschwitz che ci sono. Che non sono Auschwitz, cioè, non è, ma quei pezzettini che ci fanno ricordare Auschwitz, cioè, che ci fanno ricordare i meccanismi che portano ad Auschwitz, cioè questo è anche, è anche un lavoro di immaginazione che dobbiamo, dobbiamo fare, no? cioè, comprendere appunto che eh, tutta quella cosa estrema che è accaduto però come dire, lascia delle tracce che si ripetono e, e noi vediamo come comportamenti politici, come comportamenti umani, ripresentano le stesse dinamiche di Auschwitz. Ecco, questo credo che secondo me è, è il grande lavoro da fare. Quindi eh, esiste l'Auschwitz a pezzettini, che non è l'Auschwitz, cioè non è la soluzione finale. Ma nel mondo ci sono tanti pezzettini di Auschwitz, in tanti paesi, in modi diversi. Ecco, sta a noi appunto essere capaci di, eh, di osservarli e essere capaci di considerarli. Ecco. Ed è meglio, secondo me, Spes è meglio come dire eh, essere allerti, no? Eh, essere magari anche magari le cose non andranno poi tanto male no? perché non sempre fortunatamente anche certo inizio poi non va tanto male no? cioè, quindi però e eh, 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 secondo me questo questo è il tema cioè proprio insegnare alle persone a riconoscere i segni del male Come si fa? Francesco è una persona sul, su Zoom. Come facciamo a farlo parlare? Magari lui fa la domanda a lei. Eh, Damiano riusciamo a sentirlo? Sentite? Lo sentite ora? Eccolo qua. Sentite ah ora? Francesco De Giacomi non avevo capito. Francesco, non ti sentiamo ancora, ma siamo fiduciosi. Mi sentite ora? Mi sentite? Francesco De Giacomi è il tesoriere del foro. Mi sentite? Mi sentite ora? Eccolo qua. Purtroppo... Mi sentite ora? Mi sentite ora? Io sì, sento benissimo. Mi sentite ora? Quasi. Allora, intanto vi ricordo una cosa, eh, la, vi devo dire un no, po' di. Ah, ah. Okay. È arrivato. Sì, benissimo, vai. Io credo che, credo che sia molto interessante questa, questa visione della, della Shoah come ammonimento per il futuro, che, oltre che quel ricordo del, del tragico del passato. Eh, vi domando se eh, questo lavoro di pungolo eh, non sia già in corso da parte di, di associazioni tipo Amnesty International, eh, che in qualche maniera mh, vigila, eh, vigila su un, uh, situazioni che possono, divent sono, possono diventare critiche. La seconda, però, io temo che vigili in, in Attivando un'opinione pubblica che è quasi esclusivamente sia in una, una, cult una cultura di tipo occidentale. Non so quanto, quanto quest'opera, di Amnesty, magari anche di altri, possa avere effetto su un paese come l'India, dove c'è un premier che agita il nazionalismo hindu, o, o la Cina, dove. Tra, dove si agita il nazionalismo cinese o ad altri paesi. Temo che talvolta queste idee siano buone. Ma temo che siano eurocentriche o occidentocentriche. Cosa ne pensa? Grazie. Allora. Eh... La, la Convenzione delle, eh, delle Nazioni Unite per la prevenzione dei genocidi eh, avu, ha, come dire, aveva appunto chiamato le nazioni a prevenire i genocidi e c'erano delle possibilità, per esempio in, eh, in Ruanda, io conoscevo bene il generale Dallair, che era il capo dei caschi blu delle Nazioni Unite, il quale aveva eh, come dire, chiesto di avere dei rinforzi alla Francia e agli Stati Uniti in particolare e, eh, e gli Stati Uniti invece dissero che c'era il pericolo che dei soldati americani morissero perché c'era successo un incidente simile in Somalia no? e così il genocidio dei Tutsi fu possibile quando poteva essere prevenuto cioè è un caso molto importante. Si è ripetuta la stessa storia a Srebrenica. A Srebrenica esisteva un distaccamento olandese delle Nazioni Unite che eh, come doveva vigilare nella, nella guerra che era scoppiata tra appunto, eh, tra le etnie e la guerra dell'ex Ecco, eh, Noi abbiamo avuto un capo delle Nazioni Unite olandese. Il quale ha lasciato fare a Karagiz eh, il genocidio di 7-8 mila persone. Quindi, eh, come dire, il punto, è, eh, il punto è che ci deve essere anche un intervento militare per bloccare un genocidio. No? E perché cioè, come dire, Esiste un, un, un meccanismo che è quello della prevenzione, attraverso l'educazione, attraverso la denuncia però ci dovrebbe essere anche un, una possibilità di un'azione. Allora che cosa succede? Perché questo non avviene? Perché nelle Nazioni Unite c'è il diritto di veto. Cioè, le Nazioni Unite non possono, come, quando si parla di un possibile genocidio, prima di tutto si cominciano a dire che non è un genocidio, no? Quindi, cioè, il genocidio diventa solamente quello degli ebrei. Ecco, allora eh, non c'è altro genocidio e si tende sempre... A, a escludere eh, che ci sia uno, un, un, una pericolo di genocidio, ma soprattutto che eh, diciamo, le, eh, il meccanismo delle Nazioni Unite appunto, impedisce che, eh, col diritto di veto delle superpotenze, che si possa prendere una, una decisione di intervento. Ecco. Allora, eh, questo è un grande problema. Ecco, è un problema ovviamente non lo risolviamo noi, eh, ovvia però è che eh, esiste una convenzione che ti dice di fare quello, ma poi abbiamo un blocco nelle stesse Nazioni Unite. Ecco quindi eh, il problema è come è, dovrebbe essere, qual è appunto eh, la, una politica degli stati che permetta a, di dare più forza a questa convenzione delle Nazioni Unite. Allora, sono stati fatti dei passi anche in avanti perché si è creato il Tribunale internazionale che punisce i carnefici, però ci sono alcuni paesi che, non hanno, che eh, si sono strottratti all'idea di Tribunale internazionale. Però il Tribunale internazionale ha permesso di giudicare appunto, i criminali della Cambogia, dell'ex Yugoslavia si è anche attuato una di, un, anche rispetto all'Argentina, cioè, quindi, quello che, eh, quello che è importante è vedere come nel corso del tempo rafforziamo quello che è questo percorso che è nato nel 45, cioè, che passerà attraverso tappe complicate, ecco, perché... Eh, per esempio, appunto, oggi, eh, facciamo, guardiamo Putin, fa la guerra in Ucraina, non abbiamo le Nazioni Unite che blocchino questa cosa, no? Non c'è. Tant'è vero, poi, eh, come i paesi occidentali, poi danno armi, eccetera, ecco. Ma c'era eh, eh, Saddam Hussein, ecco, come dire, c'è stato il genocidio dei curdi con i gas, ecco, era, non, doveva, non doveva essere l'America che andava lì, ma doveva essere una sovranità, una, un intervento sovranazionale che bloccava Saddam Hussein. Cioè, que quello che bisogna appunto pensare, perché oltre al discorso dei giusti di cui parlavo prima, la responsabilità individuale, cioè dobbiamo appunto spingere la politica a a darsi questi strumenti. Poi io sono totalmente d'accordo sul valore di Amnesty International, fortunatamente esistono tante organizzazioni, ONG, Amnesty International, cioè che fanno un lavoro importante, no? Cioè, ecco, cioè, non, cioè, ci si arriva a un obiettivo in tanti modi, però anche qui che cosa noi vediamo? Eh, Ritornando a, a Liliana Segre, c'è il tema dell'indifferenza, cioè, insomma, eh, adesso stiamo scoprendo le donne iraniane, no? Ma io avevo già cioè, c'era già, già stata l'onda verde, c'erano state manifestazioni, migliaia di persone sono state giustiziate, come dire, no? E, e noi un po' diamo tutto per scontato, cioè, siamo lì e, 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 no, e non... E, e quindi e non agiamo, cioè no? Ecco, quindi e la politica anche questo, eh, noi dobbiamo considerare come anche la politica, i leader politici, poi non educano la società a diventare empatici nei confronti di questi paesi. Quindi, eh, cioè, dobbiamo considerare come che eh, appunto, eh, c'è un difetto, c'è qualche cosa che non va, cioè, perché. Tutto sommato, io, come dire, il, eh, dopo la seconda guerra mondiale ci fu un'accelerazione di tutte queste strumentazioni con la dichiarazione dei diritti dell'uomo, con la Convenzione delle Nazioni Unite, cioè c'era cioè, proprio anche un mondo... E che appunto eh, così era spinto a reagire. insomma, no? ecco. Oggi, secondo me, c'è un, una caduta di tutte queste cose, c'è una caduta di questa attenzione. Ecco. Quindi, do dobbiamo un po' cambiare l'ordine eh, delle cose, cioè dobbiamo considerare che, quella che è la scritta indifferenza che esiste al memoriale della Shoah in realtà fotografa quello che è un'indifferenza del mondo rispetto a quello che, che accade, e anche io sono molto colpito perché io vengo da una generazione di giovani che hanno fatto tante stupidaggini, no? io stesso potrei raccontare tutta la storia della mia vita, cioè nel senso, così, ma, eh, eh, però c'era una generosità a occuparsi di quello che succedeva in altri paesi, nelle dittature, in Cile, in America Latina, eh, in Vietnam, cioè ci si scandalizzava. Ecco. E perché non ci si scandalizza più oggi? Perché non vedo una manifestazione nazionale eh, eh, per le donne iraniane? Perché non la vedo? Cioè non vedo una pressione? Cioè noi dovremmo chiedere di rompere i rapporti diplomatici con l'Ira. Cioè ci dovrebbe essere una... Cioè, perché non c'è questo? Ecco. Io non lo so, non so dare una risposta, no? Però ha costato questa caduta di tensione ideale. Eh, però ehm, questo è l'ultimo intervento perché poi dobbiamo proprio chiudere. Eh, ma, mi dispiace, ma no, scusi solo un miei secondo miei che prima lo allora, Ma veloce veloce perché abbiamo poco tempo a questo punto. Eh? Sì, sì, l'industria degli armamenti, e persone, i responsabili dell'industria degli armamenti si sono sempre scampati, anche, anche per la Shoah stessa, eh, nella, nel processo di Norimberga. Sper non fu condannato per, quello, per i reati che, fu, che commise con eh, l'industria degli armamenti. Quindi diventa tutte parole vane queste a un certo punto, se non si sanzionano queste, queste strutture economiche. E mm -hmm. volevo solo rispondere. dire come mai non è stato tolto il premio Nobel per la pace a Dami Ahmed che ha fatto in Tigraia un genocidio di più di ottocentomila persone e i cinque mila più milioni di persone che hanno dovuto scappare? That. Va bene, io chiedo scusa, ma sono costretta a interrompere queste conversazioni, però vi devo dire ancora tre cose prima di lasciarvi. La prima, ricordarvi che eh, Davide Gamba ha portato un angolino della sua libreria lì in fondo alla sala con tutti i libri, in particolare quello di cui abbiamo parlato molto questa sera, Auschwitz non finisce mai, e altri eh, libri recenti del presidente Nissim. Se volete potete andare a prenderlo e poi venire qui a farlo firmare naturalmente. Primo punto. Secondo punto, eh, vi dico solo a proposito delle attività del forum che il nostro prossimo incontro sarà l'8 febbraio, sarà un incontro per modo di dire perché sarà eh, in, non in presenza ma su Zoom e abbiamo invitato Marcello Sorgi a parlare di un tema, questa volta proprio di attualità, attualità ovvero fare il punto eh, sui 100 giorni di governo Meloni. È molto semplice no semplice no però il tema è semplice il personaggio lo conoscete e quindi credo che sarà, sarà un po più di 100 giorni saranno 110 probabilmente ma insomma il tema sarà sicuramente molto interessante vi invito a partecipare e poi la terza cosa che devo fare sono i ringraziamenti e ringraziamenti per cominciare naturalmente al nostro ospite Gabriele Nissim veramente sono stati due momenti di grandissimo interesse di grandissima fonte di, di, di riflessione di arricchimento quindi grazie di cuore per tutta questa giornata spero che anche per lei sia stato di gradimento poi permettetemi di ringraziare la preside Lucia Mongiani perché ci ha ospitato questa mattina, ci ha ospitato questa sera e davvero questo posto è bellissimo, ci si sente bene, e lei ci accoglie sempre molto gentilmente, e, un vero, è un piacere eh, venire da voi e quindi spero che sia anche per voi qualcosa di utile e di, eh, di piacevole anche per voi. Grazie di cuore. Grazie di cuore. Ringrazio anche Guido Rietti della comunità ebraica per la sua partecipazione anche all'organizzazione di questa giornata, Lisa Gino che molto gentilmente ci ha letto dei, dei testi per animare un pochino questa serata. Ringrazio anche il tecnico che non vedete che è là dietro. Damiano Dolando che si dà sempre una mano per le registrazioni, non una mano, fa tutto, è pre preziosissimo. Mariella Rappetti che anche lei ci ha aiutato moltissimo per eh, in particolare le questioni di zoom e coinvolgimenti e a tutti quelli che aiutano il forum di solito ad andare avanti e a continuare eh, a offrire proprio delle, dei momenti di riflessione comune. E a voi tutti auguro ringrazio per la presenza, per l'attenzione e vi auguro una buona notte.